E ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita per una nuova puntata di news. Speravo ci fosse appunto una nuova notizia da darvi e infatti, cercando un po' online, ho scoperto che il gruppo Discord di Andrew Channel, canale che comunque ho già consigliato, per quanto riguarda gli strategici è il top che potete trovare online, beh, il gruppo Discord ha tradotto il gioco, ha iniziato a settembre, metà di settembre, e a inizio gennaio hanno detto che sarebbe uscita entro il mese, e infatti dal 16 mi pare di gennaio la patch di traduzione in italiano, ancora in versione beta, in versione di prova, insomma di testing, di beta testing, è disponibile e la potete scaricare. Ovviamente io non sono la persona più indicata per dirvi come fare, anche nel rispetto dei traduttori del gruppo di traduzione, quindi dovete andare a cercare online, trovare il gruppo Discord di Andrew Channel, iscrivervi. Non sto facendo questo video per lui, insomma, però mi sento di consigliare, di sponsorizzare questa iniziativa perché è veramente lodevole. Il gioco è sviluppato dagli Amplitude Studios, gli stessi di Endless Legend e di Endless Space 2, ricordate l'altra news. Non lo tradurranno mai in italiano questo gioco e siamo dovuti intervenire noi, come al solito, noi utenti, per tradurlo, insomma. E io ringrazio il gruppo di Andrew Channel. Quindi vi iscrivete al Discord, accettate il regolamento e avete accesso all'exe o al file zippato, dove poi ovviamente andando nelle impostazioni la prima volta dovete scegliere la lingua italiana. Come potete vedere è tutto tradotto e poi andando a iniziare una nuova partita avete modo di... Mancano ancora alcune cosette, la versione 0.3b, ma dovrebbe già essere più o meno completa. Ovviamente non comprende il DLC sull'Africa che è stato rilasciato da poco, ma penso si metteranno al lavoro anche su questo. Poi ovviamente se usciranno mille DLC come Stellaris, di volta in volta ci sarà un po' da aspettare, ma purtroppo questo è quando gli sviluppatori non vogliono tradurre in italiano. Ben inteso che io incentivo sempre la comprensione di un gioco non in lingua italiana, ma quando magari volete godervelo a pieno, volete studiarvi tutte le meccaniche e quando il gioco ha delle meccaniche magari anche complesse, può essere comodo averlo in italiano, in modo che quando si rientra la sera magari stanchi non si ha voglia di star lì e comprendere una lingua che non è la nostra. Insomma, una traduzione può essere senz'altro utile. Ora vi faccio vedere l'inizio del gioco, giusto così per vedere, hanno tradotto anche i consigli, anche il video iniziale, e poi si comincia con il tutorial, il gioco che al momento ha recensioni su Steam nella media. Io l'ho trovato per come l'ho visto, poi devo ancora giocarmelo bene perché il gioco mi era stato mandato tempo fa per farci un video, ma magari poi in futuro lo faremo, quando avrò più esperienza, se avrò più esperienza. Lo trovo più accattivante dal punto di vista grafico, di ambientazioni, insomma, e di rispetto a un Civilization, ad esempio. Anche le meccaniche sono un pelino diverse. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste ultime news e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!